Nel Vangelo di oggi preso da Luca, al capitolo 23, dal versetto 35 e seguenti, leggiamo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso se lui è il Cristo». Gesù è vero re, non perché si arroga il potere, ma perché si dona completamente a tutti. L'Evangelista Luca ci mostra lo spazio della regalità di Gesù, che è la croce. Su quel legno il crocifisso mostra a tutti che non c'è un amore più grande che dare la propria vita. I capi, i soldati ai piedi della croce chiedono a Gesù una dimostrazione di forza. Salva te stesso, scendi dalla croce. Il buon ladrone invece gli chiede una dimostrazione di bontà. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, perché ha visto in Gesù colui che non ha fatto niente di male, è innocente, senza odio e senza violenza. Il ladrone chiede di entrare nel regno di Gesù. Ricordati di me, prega il morente. Sarai con me, risponde Gesù che ama. Ricordati di me, prega la paura. Sarai con me in un abbraccio, risponde il forte. Solo ricordati e mi basta, prega la vita che si spegne. Con me oggi in un paradiso di luce, risponde Gesù, il datore della vita. Nella preghiera del Padre nostro noi diciamo: venga il tuo regno. Sì, il Signore regna in noi tutte le volte che accogliamo nella nostra vita la ricchezza del dono, di esempio e di redenzione che derivano dalla sua salita sulla cattedra della croce. La croce formata da due legni, quello che va in alto ed indica la direzione verso Dio e quello orizzontale che indica il percorso per andare verso gli altri, resta la grande cattedra di verità, di fronte alla quale restiamo sempre discepoli imperfetti ma perfettibili. Quando amiamo veramente Dio e il prossimo, è allora che Cristo regna. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.